le vocalist, ci sono anche loro. E capita di doverti confrontare anche piuttosto spesso, anche contro la tua volontà, se vogliamo. Te ne trovi lì, te sei lì e dovete lavorare insieme. Tendenzialmente ci sono due grandi categorie di vocalist: i professionisti veri, quelli che sanno lavorare, quelli che fanno veramente un bello spettacolo, quelli che sono animali dal palcoscenico e hanno veramente un grande carisma. E quindi insieme riuscite a tirare fuori il meglio da una serata. E di contro, i completi. Non so perché, ma non esistono le vie di mezzo. O sei veramente bravo, o sei. Per fortuna, la Cassazione ci è venuta in aiuto una volta tanto e ha espresso i 5 casi in modo inequivocabile in cui non è reato uccidere il vocalist. Andiamo con questa breve panoramica. Numero 1, quello che non si sente mai, o quella che non si sente mai. Il volume è talmente alto che ogni volta che apre bocca sembra una friggitrice, la sagra della distorsione, della saturazione, la musica malapena si sente perché la sua voce è lì, ma lui non si sente mai, o lei anche, non si sente mai. Sembra un trapano diretto nel timpano ogni volta che apre bocca, ma non è mai abbastanza. Certe volte tu cerchi di togliere magari un minimino di alti per rendere il patimento un attimino inferiore, come lo fai? Ecco che in quell'attimo lui si gira e fa. E vabbè, e a quel punto capisci, te lo devi portare in fondo così fino alla fine e speriamo che duri il meno possibile. Numero 2, diretto fratello del numero 1, dal momento che non si sente mai, è quello che viene a mettere le mani sul mixer per abbassare la musica ogni volta che vuole dire qualcosa. E puntualmente riesce sempre a beccare il momento sbagliato. Per esempio, quando stai mixando e ora potrebbe essere un complimento perché non si accorge che stai mettendo 2 dischi insieme, però puntualmente tira giù il disco sbagliato mandando a puttana il tuo bel mixaggio. E va bene così. Nessuno dovrebbe mettere le mani sul mixer al DJ. Quelli bravi sappiamo che non lo fanno e non ne hanno bisogno. Numero 3, quello che urla come un dannato, che magari avrebbe anche una bella voce, però quando è lì con il microfono in mano spara questi urli che non si sa perché la gente lo guarda in maniera sbalordita, però lui deve urlare per forza anche lì con buona pace delle orecchie e degli impianti dei locali. Che la gente poi lo guarda mentre sono lì a far festa, vedono questo coso che urla e soprattutto ha anche la buona pensata di mettersi a sbattere la mano sul microfono senza sapere quello è il modo migliore per rompere sia il microfono, vabbè, magari è suo, sia l'impianto che Numero 4, quello o quella che parla a diritto. Ha diritto, come la banda, non curante di qualsiasi cosa, non curante di chiunque, non curante soprattutto della musica che ha sotto di sé, parla, parla, parla e dice cose, saluta, parla alle persone, racconta fatti, di tutto, di più, assolutamente nel suo mondo l'importante è che non stia zitto un attimo, in modo che la sua voce diventi soltanto un rumore lì insieme a qualcosa. Numero 5. Che è il cugino di quello di prima, che sempre parla, parla, parla nel suo mondo, ha diritto, eccetera, eccetera. Quando arriva la pausa, ecco lì, silenzio. Nell'unico momento di vuoto in cui avrebbe senso dire qualcosa per magari riempire uno spazio che si crea, lui o si sta facendo pausa, oppure ti guarda, magari ti fa un gesto, dice, eh? Te vorresti dirgli parla ora, è un momento buono? No, e lui tanto sai che parlerà puntualmente quando sta per ripartire la canzone, ignorando l'attacco, andando a diritto per la sua strada e va bene così fino alla fine. Se hai altri momenti o tipi di vocalist da suggerire alla Cassazione per aggiungere in questo elenco, scrivi qui nei commenti su YouTube o su Facebook e segui i video di Essere DJ oggi per essere informato su tutti gli elementi che riguardano il mondo del DJ in maniera seria o anche ironica. A presto!